realtà sono in giardino, quindi sarò pizzicata da qualsiasi tipo di zanzara esistente sulla faccia della terra. Comunque volevo farvi vedere dei pacchi che mi sono arrivati. Questo in particolare l'ho comprato io ed è in pratica il da mangiare del Cinci, che a me ha consigliato quello che me l'ha venduto, insomma, di comprare se sempre questa marca OWN, mi sembra OVN, una cosa del genere. E quindi gli ho preso questo, che è appunto quello basilare. In più loro mandano per il 75% il fieno. E io ordino da Amazon quando mi sta quasi per finire, non ho modo di andare in un negozio, se no solitamente vado tranquillamente nei negozi di animali e lo trovo. Questo è 1,2 kg per esattezza e gli dura un botto, non vorrei esagerare, ma tipo credo 5-6 mesi. Non mi ricordo, comunque un bel po'. Poi vi ho fatto qualche inquadratura. Stavo in un negozio vicino al mio medico perché dovevo ritirare, insomma, delle prescrizioni, delle cose che devo fare, tipo la visita anestesiologica, l'elettrocardiogramma, in più dovrò fare monitoraggi, insomma, vari tamponi, e quindi sono stata dal medico e in più mi hanno fatto anche il certificato. E praticamente lì vicino, proprio su Via Collatina, per chi è di Roma, c'è questo negozio che si chiama Soho Roma, a varie sedi, sta insomma da altre parti. Qua c'è scritto Viale Marx, alla Romanina, Guidonia, al centro commerciale Tiberino, Parco Leonardo, insomma hanno anche una pagina Instagram. E in realtà volevo comprare diversi vestiti, però mi sono trattenuta. Avete visto che ho provato anche delle scarpe, però alla fine non mi piacevano come mi stavano i piedi. Comunque ha davvero dei vestiti carini, l'unica cosa è che ha taglie uniche, quindi questa è un po' una scocciatura, perché chiaramente una che pesa 50 kg non può indossare lo stesso identico vestito di una che ne indossa, cioè che magari ne pesa 80, 90, eccetera, eccetera, e una anche magari alta 1,80 non può mai indossare una cosa univoca che sta bene anche a una di 1,55 m, non che una, insomma, misura sia più giusta rispetto a un'altra, è proprio una mia osservazione in generale. Infatti io credevo le avessero eliminate le taglie uniche. Comunque sì, ho trovato un vestito che da 21,99 euro, quindi 22, stava a 17,50 euro taglia unica, però l'ho provato e mi sta bene. Comunque ve lo farò vedere dopo indossato. È un vestito che ha praticamente un elastico fino a sotto al seno e anche le maniche ce l'ha un po' frufru, e poi praticamente cade giù tutto bello largo e ha uno spacco. Questo è molto carino anche da sera, insomma, per aperitivi sulla spiaggia e per tornare, ecco, diciamo, a una normalità. Chiaramente dopo ve lo faccio vedere indossato, tanto devo farmi la doccia e poi lo metterò a lavare. Poi mi è arrivato un pacco da Banana Beauty con alcune novità che come sempre vi promuovo su Instagram, quindi seguitemi su Instagram per rimanere aggiornati sempre. E sono usciti praticamente i nuovi rossetti della nuova linea, che hanno un packaging a dir poco bellissimo. Infatti hanno questo tappo praticamente giallo, vedete, tutto floreale. Questo in particolare è uno dei nuovi rossetti ed è Tulips e vira su un nude diciamo aranciato, molto carino. Io adesso lo indosso alla cavolo, non ho neanche uno specchio. Comunque il colore è molto carino. Poi sempre come altro rossetto c'è uno che è sempre sul pescato, nude pescato, ma è più chiaro, vedete? È questo qua, e questo si chiama Oopsie Daisy. Magari ve li swatch anche sulle mani, così è un po' più utile la situation. Allora, questo è Tulips indossato sulle labbra e questo è lo swatch, e questo invece è O Daisy. Uno invece molto bello rosato si chiama Bloomin' ed è questo, sempre sulla scia dei nude, sempre solito tappo molto figo, e questo è molto bello tra tutti, credo finora che è il mio preferito, perché comunque ogni nude con una base di rosa antico molto bella. Sempre sulla scia del rosa pescato un po' più chiaro c'è il Blossom Babe, che è sempre, ripeto, rosato, ma questa volta un po' più sparaflesciato, forse un po' più
estivo, ecco, come nude. E per finire c'è la bomba di colore, chiaramente, perché in estate non può mancare, ed è questo rosso tipo corallo con una punta di arancione che si chiama Popping Poppy. Scioglilingua, Popping Poppy. Ed è questo. Questo è super wow. Adesso lo proviamo. Allora, lo metto sulle labbra. Ok, eccolo qui. Molto molto bello. La cosa bella di questi rossetti super power, secondo me, d'estate è che fanno un trucco. Cioè, adesso avrei messo un po' di correttore, un po' di mascara e il viso cambia notevolmente. È davvero molto bello. Poi si è asciugato subito, super confortevole, pigmentato. Chiaramente l'ho messo al volo senza specchio, quindi scusate le imperfezioni e le imprecisioni. Tra l'altro, per chi conserva le scatoline, le nuove scatoline di Banana Beauty hanno questo packaging interno proprio per richiamare la collezione e sono rosse anziché nere. Altro pacco che, se non erro, mi è arrivato dal sito di AliExpress. Non vorrei dire cavolate, comunque ve lo scrivo in sovraimpressione. Praticamente rivende questa marca che si chiama Qui Best, credo si dica, e loro mi hanno mandato praticamente tutti dei prodotti make up. Sono tutti ancora incelofanati, è la prima volta che li provo, cioè che li apro, e li proveremo domani. Sono tutti prodotti super super low cost, che comunque secondo me un po' scopiazzano grandi brand, o comunque anche che non li scopiazzano, diciamo che prendono spunto. Allora, io ho scelto il mascara perché sembrava, insomma, avere delle setole come piacciono a me, vedete? Non insomma, in silicone, ma più che richiamano il pelo. Il packaging è carinissimo e lo proviamo sicuramente domani. E poi è molto carina questa cosa perché vi arrivano subitissimo, e per chi vuole magari togliersi uno sfizio di qualche make-up, di qualche trucco nuovo, però economico, insomma, è molto carina. Allora, poi abbiamo la Shadow Palette Mars, come potete vedere. Ci stavano tantissimi palette, tantissimi ombretti. A me questa ispirava tantissimo. Poi sono tutti, devo dire la verità, ben imballati. Quindi sono molto molto curiosa. Domani, comunque, ripeto, ci trucchiamo insieme e la proviamo. Ah, il packaging che richiama un po' Huda Beauty, qui è di plastica trasparente, qua c'è il richiamo del packaging esterno, quindi molto carina questa cosa. Per essere un prodotto economico, sinceramente non me lo aspettavo. È chiaramente un po' plasticosa, devo essere onesta, e la cosa carina è che ha uno specchio super mega gigante, e queste sono le cialde. È davvero bellissima, sono sincera. Cioè, se uno non conosce i brand, sinceramente, e non gliene frega niente delle marche, devo dire anche ottima pigmentazione. Comunque poi la proviamo. Sì, anche il rilascio di colore, raga, è pazzesco, è proprio pieno. Quindi se vi interessa questa, la proviamo domani insieme. E non sono pentita per niente della scelta. E poi ho preso la Jupiter, anche questa è super incartata. Mi sono un po' avvicinata così magari vedete meglio. Allora, la Jupiter è questa, che come vedete è stesso discorso di quella di prima, sempre packaging un po' plasticoso. All'interno hanno sempre 15 colori, e questa l'ho presa per l'estate. Ha sempre lo specchio, chiaramente nello stesso identico e medesimo modo. Questa, a differenza dell'altra, è dei colori più sgargianti, quell'altra era più sulle tonalità calde. Infatti abbiamo ad esempio un verde lime, dei fucsia, degli arancioni un po' sul fluo, e poi qui ci sono dei classici colori nude. Adesso anche questi li swatcho, ma sì, infatti anche qui hanno comunque un rilascio di colore davvero molto alto, guardate. E stessa cosa lo swatch, quindi anche questa molto molto bella, e non vedo l'ora di provarla. Sto pensando di utilizzare magari questa, visto che siamo un po' più sull'estate. Poi, altro prodotto che ho preso è un fondotinta. Questo è il packaging esterno, insomma la scatolina. E questo è il fondotinta, che secondo me sembra un po' Kat Von D, forse. Non lo so, comunque è carinissimo. Io ho preso il numero 2 Natural perché l'uno secondo me era troppo chiaro, soprattutto in vista dell'estate. Questo è un fondotinta opacizzante, quindi con effetto opaco, e ha questo, diciamo,
No, scovolino, come si può dire, applicatore, quindi voi dovete premere. È un po' scomodo. Ah, ok, no, non è vero, perché la parte questa qua è quella morbida e quindi esce subito. E il colore 02 Natural è questo, quindi abbastanza comunque anche chiaro, devo essere onesta. Altro prodotto che ho preso è il famosissimo prodotto, guardate il packaging esterno, per sopracciglia tipo il soap, il sapone. Volevo provare a rifare quell'effetto, quindi ho detto vabbè, prendiamo una cosa economica. Ovviamente all'interno c'è l'applicatore e poi c'è questo qui, che anche se non si vede, è praticamente il fissante appunto a gel. Oddio, l'ho sporcato, no? Non si è sporcato, vabbè, comunque sta qua dentro. È carinissima questa scatolina che si chiude in questo modo. È davvero molto appiccicoso. Una volta che si asciuga invece è secco tipo colla. Quindi secondo me come fissatore per sopracciglia è davvero perfetto. Altra cosa che ho preso è questo, che ha praticamente il packaging di Fenty Beauty, ma non ho capito che cosa dovrebbe rappresentare. Questo è un orange pink e qua c'è scritto che è un Shadows Contour Kit, però è un po' troppo arancione, non va bene secondo me per il contouring. E poi invece c'è un blush cremoso che io ho preso nella tonalità 3, che dovrebbe essere un colore insomma nude pescato, e infatti il packaging assomiglia molto a quelli di Fenty Beauty e è a esagono, no, ottagono, scusatemi, e il colore è questo ed è un blush cremoso, perché da che io non li volevo, adesso sto usando solo blush cremosi ed è un colorino nude pescato molto 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 carino. Devo essere onesta, di primo impatto, proprio così senza aver provato nulla, i prodotti che più mi ispirano sono le due palette e il fondotinta, soprattutto pensando al costo che hanno. Per il resto, ovviamente, ci vediamo domani per provarli. Adesso vi faccio vedere il vestito indossato, dopodiché mi butto in doccia e poi, visto che sono quasi le 8, preparo la cena, perché oggi anche ho lavorato pomeriggio e poi alla fine sono andata dal medico, il tempo è volato, mi sono dedicata un po' di shopping, volevo comprare anche i sandali bassi, ma alla fine io non sono abituata a portare i sandali bassi, nel senso che non li ho mai portati, preferisco quelli con un po' di tacchetto, ma adesso in gravidanza mi rendo conto che preferisco quelli rasoterra, però quelli proprio non mi piacevano ai piedi. E quindi niente, adesso vado a provare il vestito e ci aggiorniamo nel proseguo della giornata. Allora, eccomi qua. Il vestito è questo. Allora, le maniche vedete così. Qui ha i volant, è molto 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 carino. Poi cade giù tutto lungo, come vedete. Al volo ho messo delle zeppe perché ero in ciabatte e devo pulire anche lo specchio. E poi vabbè, ha questo spacco così, ma non si apre, come vedete, il vestito anche camminando. E la cosa che mi piace è che è molto fresco e è secondo me molto molto carino. Insomma, poi fatemi sapere se vi piace. Secondo me sta bene sia con un sandalino basso, sia comunque con delle scarpe alte, con un bel cappello di paglia, una borsa di paglia. Insomma, è molto molto carino. Poi questi colori io credo che mi donino abbastanza. Cioè, vedete anche con il rossetto come si abbina bene. Basta, adesso scappo in doccia perché ho bisogno di refrigerarmi. Allora, mi sono preparata la cena, ho fatto dei pomodori proprio al volo perché ormai con questo caldo neanche mi va di cucinare. E poi due hamburger di tacchino con del pane fatto tipo bruscato, ecco. Tra l'altro ho ancora gli swatches di Banana Beauty che non si sono levati. E niente, buona cena. Come frutta, dopo il pasto, ho tagliato il melone. Io adoro il melone, questo è solo mezzo, ma forse per me me ne mangerei uno intero e spero di non finirlo tutto. Comunque, devo essere onesta, tagliare il melone e il cocombero sono due delle cose che odio, cioè mi piacciono tantissimo come frutti, ma sono tra i più odiati insieme all'ananas che proprio mi annoio a tagliare, a sbucciare. Fatemi sapere quali sono i vostri frutti peggiori per, diciamo, da sbucciare. Doccia, vi mostro ciò che uso come bagnoschiuma Tesori d'Oriente. Questo è quello all'hammam. Come shampoo, questo qua Air Food Aloe Vera idratante. Non vedo l'ora di terminare. E come scrub, questo qua esfoliante che ha tutto prodotto. Ed infine, come maschera, vado ad utilizzare questa qui, la Regenerating Color Mask della Hopi Blonde, che adoro.
Doccia fatta, ho lavato anche i capelli, si sono asciugati nel mentre che praticamente ho steso una lavatrice e ne ho piegato un'altra. Cioè, tempo veramente una mezz'ora, sono leggermente bagnati dietro, ma per il resto sono asciutti. Adesso me ne tiro un secondo indietro perché voglio applicare una maschera. Vado ad applicare questa qua che ho comprato da Primark per 90 centesimi, non so se si legge, questa è una maschera coreana al cocco e qua dice sì, made in Corea, dovrebbe idratare, quindi praticamente applico questa. Purtroppo è di quelle maschere, io credevo fosse in tessuto, ma è di quelle maschere che, come vedete, si spalma e comunque il contenuto è tantissimo. Questa è anche cruelty free se vi interessa. Infatti credo che vada bene per due applicazioni, 15 ml. Come vi dico sempre, con le maschere abbondate, perché ovviamente per fare effetto, sembra dopo barba, ragazzi, sembra che mi devo fare la barba. Come effetto, per avere un risultato più, diciamo, visibile, dovete sempre mettere più prodotto. Devo essere onesta, di solito queste in crema mi danno più effetto rispetto a quelle in tessuto, ma quelle in tessuto le preferisco. Per praticità, infatti stasera avrei tanto voluto fare una in tessuto. E poi la cosa che odio di queste è che mettono magari prodotto per due dosi, però se non lo fate, che ne so, tra domani e dopodomani, praticamente il prodotto si secca. Adesso ho fatto uno strato, qua c'è scritto che va lasciato in posa 10-15 minuti. Comunque neanche in doccia sono andati via gli swatches di Banana Beauty. Adesso mi sciacquo le mani perché c'ho tutta. Comunque l'odore sa di cocco, è buonissimo. Me lo levo anche dalla bocca. Ok, e basta. Lascio in posa questa maschera, tanto devo editare un vlog. In realtà, sto cercando di caricarvi più video di make-up perché negli ultimi mesi non vi ho proprio caricato nulla. E per quanto riguarda i capelli, ho deciso di farmi le trecce, quindi di andare a dormire facendo le trecce, quindi farò delle trecce un po' così alla buona, così almeno magari domani mattina mi sveglio con dei capelli un po' più umani, non lo so, questo è un esperimento. Tra l'altro non prendete esempio da come sto pettinando i capelli, qua c'è andata la maschera. Allora, per prima cosa vado in una metà testa e divido ovviamente le ciocche in tre. Penso che sappiate tutti come si fa una treccia, sicuramente voi la farete meglio di me perché comunque un conto è farsela e un conto è cercare di spiegare. La cosa che io voglio cercare di fare è di farla il più stretta possibile. Poi, siccome non si deve uscire né andare da nessuna parte, posso anche rimanere così dentro casa. Metto ovviamente un elastico che ferma la mia treccia e faccio la stessa cosa dall'altra parte. Ok, anche la seconda treccia è andata, la devo solo stoppare. Chiaramente questa è una cosa che faccio solo in estate perché in inverno sinceramente il passaggio seguente è da pazzi, secondo me. Poi vado a mettere delle forcine classicissime per non andare a mettere i capelli sulla maschera. Queste poi prima di dormire o comunque appena levate la maschera, perché io cerco di tenerle il più possibile, anche se comunque questa in teoria si secca. Infatti, soprattutto adesso che fa caldo, le maschere secondo me si seccano prima. E poi vado ad utilizzare questo, che è il Beach Waves della Sian. Questo l'hanno io l'avevo comprato l'anno scorso, due bocce, una l'ho finita, la vedrete nei finiti, e quest'altra è appunto la seconda. Questo dà proprio un effetto Beach Waves, quindi anche quando tipo vi inumidite i capelli prima di uscire, insomma, per l'estate, per avere un effetto Beach Waves, è molto carino. Poi profuma, quindi va anche a profumare i capelli. E essendo per lo più a base d'acqua, ma secondo me anche qualche specie di lacca all'interno, va comunque a un pochino incollare i capelli, tra virgolette, proprio non è tipo lacca, però comunque non usatene troppo, diciamo. E quindi io vado a dormire in questo modo sexy, proprio, cioè questa la levo chiaramente, però, e domani vedremo i
capelli come sono, insomma. E basta, questo è quanto. Adesso vado ad editare la mia giornata, direi che si è mezza conclusa, ho il fiatone. Molti di voi mi avete chiesto quando andrò in maternità. Io ci vado praticamente pochi giorni prima della data presunta di parto, per poi andare 5 mesi dopo, perché purtroppo la mia bimba viene considerata fuori termine, quindi non l'accettano all'asilo nido, ma partirebbe l'asilo nido da gennaio e io non ho a chi lasciarla, quindi preferisco starci io piuttosto che magari pagare una babysitter, e quello che guadagno glielo do alla babysitter. E quindi niente, questa è stata la mia scelta e un po' me ne pento perché già potrei stare dentro casa senza far nulla, in realtà, cioè senza far nulla tra virgolette, però alla fine preferisco così. Va bene, basta, vi lascio in pace, adesso vado ad editare, ci vediamo domani con il trucco e vi faccio vedere anche in diretta sciogliendo le trecce come risulteranno. Ovviamente questa cosa la potete fare anche semplicemente bagnando i capelli con l'acqua, secondo me questo dà una marcia in più, ecco. E poi altra cosa fighérrima è che mi arriverà presto un pacco Shein e sto facendo anche, sto vedendo vari siti tipo Zalando, così, perché hanno messo già i saldi, quindi sicuramente seguirà un video haul, try on haul, perché io li faccio sempre che provo tutto, perché li trovo più utili quelli chiaramente di abbigliamento, e così almeno potrete vedere tutte le cose che secondo me sono dei vestiti bellissimi sia in estate, in gravidanza, sia in un, secondo me, ovviamente. Buenas noches, a domani. Buongiorno, buon martedì, la mia faccia è sconvolta, io mi sento così come la mia maglia. E niente, sono qui per farvi vedere sostanzialmente i capelli. Chiaramente ieri poi ho levato le forcine e ora vediamo come sono venuti. Mi rilevo gli elastichetti e vado a scioglierle. Questa si è un po', vedete, tipo aperta, questa è rimasta un po' meglio, quindi credo che questo lato sia venuto meglio, ma solo sciogliendole sapremo la verità. Questo è l'effetto di questo lato. L'unica cosa è che forse devo farla un po' più alta, però se li leggo ci stanno e come. Sì, sono carini. E adesso sciolgo quest'altro, che secondo me, ripeto, è venuto meglio. Scusate, ma io mi sono proprio appena svegliata, cioè tipo da un quarto d'ora. Mi sono giusto lavata il viso e poi ho detto, vabbè, facciamogli vedere i capelli, tanto se no mi scordavo. E questo è l'effetto da questo lato. E poi pensavo di fare una cosa del genere, quindi di legare la parte sopra prima di andare al lavoro. Ora vado a fare colazione, se avete consigli mi raccomando su come fate voi i beach waves scrivete sotto. Allora, ho fatto tutta la mia skincare, sono andata ad applicare questa qui che è di Natural Unique, un brand che mi sta piacendo tantissimo, guardate quanta ne ho utilizzata. Poi per il contorno occhi sto utilizzando questo gel di Puro Bio, che è un gel contorno occhi idratante e defaticante. Che avevo un po' accantonato per finire quello di Banana Beauty, ma mi piace tantissimo. E ovviamente poi ho messo l'SPF 50 perché appunto non voglio avere macchie sul viso. Adesso io sto evitando, raga, devo essere onesta, di applicare fondotinta. Non lo applico tutti i giorni, dipende, insomma. Quando non lo applico utilizzo questa, che viene venduta da Sephora ed è la Cica Pair, che è una crema, diciamo, trattamento correttivo del colore della pelle. Infatti è verde, è abbastanza pesantina inizialmente sul viso e devo essere onesta, dicono che fa venire i brufoli. A me non lo fa questo problema, non lo dà questo problema. Adesso io la applico solo su metà viso, così vi faccio vedere. Però ecco, diciamo che io non soffro, diciamo, di brufoletti. Però quindi ecco, tenete presente anche questo. Poi la cosa dei brufoli delle creme, secondo me, è davvero soggettivo. Comunque mi piace questa. La sveglia, vabbè. Comunque mi piace questa perché dà subito un effetto, come vi dicevo, di pelle più sana. Guardate adesso che la andrò a applicare al contorno occhi, come cambia tra un occhio e l'altro.
E comunque non è neanche costosissima. La cosa poi carina, cioè vabbè, non è economica, però nel senso che comunque serve veramente poco prodotto. Ora io non so se notate, forse così sì. Guardate l'occhiaia, dà proprio un effetto tipo crema colorata, ecco, per farvi capire, è molto più leggera e adesso la vado a mettere anche dall'altra metà del viso. E comunque la cosa carina è che da Sephora potete provare la mini size. Infatti io ho comprato prima quella grande da pazza perché ancora non facevano la mini size e poi mi sono comprata la mini size perché comunque è un prodotto che io utilizzo prevalentemente l'estate perché ovviamente non è secondo me una crema idratante sufficiente da avere, diciamo, da mettere come base per il trucco e mi piace proprio come ultimo step in estate, quindi la adoro per questo. E vedete un po' l'effetto fondo, anche se in realtà non abbiamo il fondo, ma abbiamo una crema che va comunque ad idratare il viso. Laddove comunque vedo che ci sono delle imperfezioni, ecco, io vado comunque di correttore. Per esempio, lo metto un pochino ancora nel contorno occhi, sul brufoletto che ho qua e un pochino per illuminare l'arco di Cupido e il mento. Per il resto basta. Questa è la mia base quotidiana di quando non ho voglia di truccarmi. Cioè comunque questa quantità veramente ci faccio tranquillamente, non vi dico tutta l'estate, ma quasi. Se fosse piena sì, perché calcolate io ne ho utilizzata poco più di metà per l'anno scorso nella stagione estiva, quindi quest'anno utilizzerò, cioè la finirò e magari ne dovrò comprare un'altra per utilizzare davvero pochissimo prodotto. Mi sono scordata di dirvi che è di Dr. Jart, fatemi sapere se già la conoscevate. Poi io vado a fissare il tutto e utilizzo questa, che è sporchissima, ed è la Prolonger Powder Pressed. È una cipria di MAC che io utilizzo proprio con la loro spugnettina perché vado proprio a prendere il prodotto e picchiettarlo sul viso in modo da fissare tutto e farlo durare anche con questo caldo. Io mi trovo davvero benissimo. E poi questa cipria, comunque essendo colorata, va a dare un'ulteriore coprenza al nostro prodotto di Cicaper, diciamo, ecco, va a dare un'ulteriore sferzata di colore. La uso, insomma, come fosse un vero e proprio fondotinta compatto in polvere. E questo generalmente è sempre ciò che faccio durante l'estate, quindi utilizzo fondotinta compatti in polvere o in questo caso la Cicaper e poi vado a pressare sopra una bella cipria colorata che funge proprio come se fosse uno step indispensabile. E la mia colorazione è la light, che alla fine secondo me non è neanche troppo troppo light, nel senso che va bene con un pochino di abbronzatura perché io ho un filino, proprio un filino, non è che sono tipo Bahamas, però ce l'ho e basta. Questo è quello che faccio: la tampono e la presso allo stesso modo per fissare la crema e il correttore, in poche parole. Per quanto riguarda il resto del viso, vado ad utilizzare questa bellissima palette Jupiter che avete visto ieri. Vado ad utilizzare lei perché alla fine poi quest'altra qui, la Mars, insomma sì, è bellissima. Però comunque sono colori un po' più autunnali, quindi la terrò sicuramente per l'autunno, mentre adesso voglio fare qualcosa con questi ombretti. Allora, io direi di fare un trucco abbastanza colorato e magari di mettere o il lime, questo qua, sulla palpebra, o questo colore qui. Facciamo il verde lime, che è un colore comunque che io non utilizzo mai. Vediamo, eh sì, scrive tantissimo. Calcolate che il pennello è vecchio e dovrei buttarlo. Guardate quanto è bello questo colore. Magari lo metto all'occhio più illuminato, sì, così magari riuscite a vedere. Secondo me, da bagnato sarà ancora meglio. E infatti, ora lo proviamo bagnato.
Ho frascicato lo specchio, un genio, bellissimo, super super bello. E io adoro questi prodotti, questi in generale ombretti così super super luminosi l'estate, perché praticamente poi nella piega io adesso vado a mettere un altro colore e il mio trucco è finito così, nel senso che non so a strutturarlo più di tanto, quindi prediligo dei colori così belli luminosi proprio per questo e vado a mettere forse un mix tra questo qui, quindi un bel arancio e un bel fucsia, proprio estate. E li metto partendo da qua verso la fine. Guardate che rilascio di colore. Poi non stanno spolverando nulla, devo essere onesta. E poi lo porto chiaramente nell'arcata. La cosa bella di questi due è che sono opachi, quindi perfetti per andare appunto da fare come ombretti nella piega e porto tutto, ripeto, nell'angolo interno. La cosa bella di questa palette, tra l'altro, è che ha anche, guardate, l'ombretto chiaro per l'arcata sopraccigliare. Io comunque vi lascio tutti i prodotti, insomma, nel box informazioni che vi ho mostrato ieri, così se volete acquistarlo o comunque dare un'occhiata, almeno potete farlo. Non ho mai trovato dei trucchi così economici, ma allo stesso tempo performanti, devo essere onesta. Adesso vado a mettere poco poco di questo arancione, che è lo stesso che abbiamo utilizzato prima, proprio qui tra i due, per andare a ricreare comunque un po' un'ombra più, cioè insomma, ad amalgamarli un pochino di più e chiaramente poi ritorno a sfumare con lo stesso pennello di prima. Adesso vado a prendere questo colore qui per andare a illuminare l'arcata. Guardate che rilascio anche qui di colore, bellissimo. Questo è proprio un colore panna opaco, bellissimo per l'arcata che va a comunque illuminarla, però in modo opaco, quindi super super naturale. Adesso vado ad utilizzare i soliti prodotti, quindi sempre per le sopracciglia vado con questo qui che è il Gimme Brow della Benefit, che va comunque a rendere le mie sopracciglia naturali, le fissa, e l'unica cosa è che purtroppo non disegna i peli, quindi mi fermo laddove si fermano i miei peli naturali e poi vado con il Cabrow a disegnare la parte finale. Adesso, siccome devo fare delle storie di Banana Beauty dove provo insomma i nuovi prodotti, quelli che mi sono arrivati ieri, questi rossettini qui, faccio le storie e tutti i prodotti che applico poi ve li faccio vedere in modo riassuntivo, così almeno vi fate un'idea, e vi faccio vedere anche questo bel trucco super 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 estivo alla luce. Una cosa positiva del caldo è che questa mattina era già asciutto il vestito di ieri sera che ho steso, quindi ho deciso di metterlo. Allora, sulle labbra alla fine ho messo questo, che è quello di ieri, Popping Popping, Popping Poppy, ce la posso fare, che è un rosso che si abbina abbastanza bene a tutto il look. Eyeliner ho messo quello marrone e il Seiso, sempre Banana Beauty, perché come vi dicevo devo fare delle stories. E per quanto riguarda il mascara, il Curl Me Up di Banana Beauty. E questo è il look, spero vi piaccia. Ora scappo al lavoro, siccome dopo mi vedo con mia sorella, le chiedo se le piace questa palette, così gliela regalo perché ho visto che è un portento questa palette e lei ne voleva una sui toni caldi, quindi se le piace gliela do. Allora, eccomi tornata a casa, sono esattamente le 3 e 5, forse è meglio che mi rilevo, mi rimetto gli occhiali, spero non vi dia fastidio, insomma, il riflesso. Mi sono dovuta fare una coda. Tutti quei bei capelli che avevo questa mattina si sono andati a far friggere. Tra l'altro, sembra che mi sono presa il sole, ma fa caldissimo, fanno 32 gradi. E sono dovuta anche andare a fare la spesa, una spesuccia al volo di cose solo per pranzo e per cena, perché veramente si muore dal caldo e a piedi stavo, non mi andava di caricarmi di roba, poi se tornerò con la macchina. Comunque, da Eurospin ho preso il pane integrale, questo qua che ci accompagno i pasti. Poi mi sono presa queste che sono le lombatine di suino, queste sono ottime per un pranzo veloce, insomma, così. Poi ho preso la mortadella, queste sono le mie voglie. Poi cetriolo,
uno solo, giusto per pranzo, perché per pranzo mi farò una lombatina con cetriolo e poi le pesche, queste le metto al frigo e me ne farò fuori tipo 18. E poi ultima cosa, ho preso lo yogurt per colazione, perché alla fine quello là che avevo preso al Lidl era veramente osceno, non mi piace il sapore, quindi mi sono preso questo della Pattos. Adesso cucino, mangio al volo e poi mi faccio una bella doccia e mi stendo un po' a letto, più che altro perché ho le caviglie davvero doloranti, gonfie, che tipo pulsano, e poi magari registro un video, insomma passo il pomeriggio così. Dovrei forse anche andare al parco con Valerio, però non so a che ora voglia andare mia sorella, se va dopo le 5, 5 e mezza, ok, ma se va prima fa troppo caldo per me, quindi credo che declinerò il suo invito e quindi ci aggiorniamo dopo. Allora, ecco qui il mio pranzo, cetrioli, la lombatina, che tra l'altro ho speziato, è una fettina di pane, ho speziato con l'ultima parte di ubena, questo che è il sale alla vaniglia e al peperoncino, ed è davvero buonissimo, infatti me lo devo ricomprare, perché praticamente sa veramente con un retrogusto di vaniglia mixato al peperoncino, è veramente favoloso. So che magari è un mix che non vi ispira, ma sulla carne sta benissimo, soprattutto alla brace. Cioè ragazzi, allora ho appena girato il video dei prodotti che ho terminato nel periodo che avevo tenuto qui dentro e ho fatto la sauna, mi sono dovuta andare a fare una bella doccia, non mi sono struccata perché se mi lavo la faccia quando sono in doccia dopo divento tipo un panda, quindi la skincare me la lascio comunque dopo, cioè già sto risudando, già ne vorrei fare un'altra. Ho messo su una lavatrice, cioè ho 3000 cose da lavare, credo ne dovrei fare almeno altre 2 o 3 e tra l'altro ho una lavatrice da piegare e i piatti da lavare non mi va, devo anche lavare casa, tutte queste cose vorrei riuscire a farle oggi, ma non so se mi va. E poi volevo uscire a fare un giretto alla Lidl, però anche qui non so se mi va, perché cioè si suda da fermi, cioè io già mi sento, non vi dico appiccicosa perché sarebbe falso, però quasi in procinto dell'essere appiccicosa. Ho già bevuto tipo 2 litri d'acqua da stamattina e ho ancora l'arsura, lo so che palle lamentarsi di questo caldo, io ero una di quelle che lo voleva, però speravo di avere già i condizionatori montati, invece io sono senza condizionatori, senza pinguino e senza ventilatore, quindi chi è nelle mie stesse condizioni mi può benissimo capire. Allora, sto aspettando che si cuoce la cena, una cena super easy che dopo vi faccio vedere, e ho pensato bene di venire in questa camera perché sono mesi che non la sistemo, siccome dovrò fare tutto il trasferimento per dare a Auri la sua stanza, anche se in realtà è piccola, non ha bisogno, inizialmente starà da noi, vabbè. Comunque voglio vedere che cosa ho qui, cosa mi interessa provare veramente, ci sono anche prodotti tipo questo che già ho utilizzato e vi devo recensire, quindi cose che non c'entrano nulla, e questo disordine è veramente uno schifo, cioè entrare in questa stanza mette un'ansia. Quindi ora mi studio un po' i prodotti, ad esempio questo è un body balm, quindi un prodotto per il corpo che io di solito utilizzo in bagno, quindi credo che il posto insieme a questo che è un body polish debbano stare in bagno. Poi abbiamo dei prodotti per i capelli, è tutto un set che stava contenuto qui dentro di Airbust, praticamente c'è lo shampoo fortificante, il conditioner, lo spray per i capelli e lo shampoo secco, eccolo qua, e tutto questo set in realtà lo voglio portare quest'estate al mare. C'è anche la spazzolina nuova data in dotazione, questo è il set che porterò per i capelli quest'estate, perché appunto andando al mare utilizzando questi prodotti che sono veramente fantastici e soprattutto sono veramente perfetti per i capelli, soprattutto decolorati, perché vanno realmente a rinforzarli. Sono utili per l'estate, e se entra ci voglio mettere anche la maschera, questa anche io l'ho provata e mi è piaciuta tantissimo, ed è sempre una maschera per allungare e rinforzare i capelli, quindi questo è il set per l'estate, e già un po' di spazio l'abbiamo fatto. Altro prodotto sempre per il corpo è questo qui, che è un body cleanser, quindi dopo l'idratante, il polish, abbiamo il cleanser, sono sempre prodotti per il corpo, quindi anche questi li tolgo da qui che sono interessanti
solo i prodotti viso, perché qui ho modo di provare effettivamente prodotti che riguardano il viso e basta, quindi creme, sieri, eccetera, eccetera. Nel mentre si è cotta la pasta, quindi le cose di là aspetteranno, le farò dopo cena, e mi sono fatta una semplice pasta con il pomodoro sempre di mia suocera, e sembrano 150 grammi, in realtà sono 65, vabbè. Non lo so perché sembra così tanta, e sì, invece i 3 kg di parmigiano ci sono, perché mi è caduto, perché praticamente questa busta non so chi l'ha tagliata, forse io, forse Claudio, non lo so, comunque io ho girato tutto sopra, quindi vabbè, pasta, parmigiano e pomodoro. E poi stavo vedendo il video di Danny sui prodotti finiti, che sono una delle mie categorie preferite. Appena finito di struccarmi, ho editato in giardino, perché è l'unico spazio che... dove si vive. Tra l'altro ho questa cosa illuminata di giallo perché c'è lo zampirone, perché qua ci stanno le zanzare, quindi non si può stare in giardino senza zampironi. E sono contenta che sono riuscita ad editare il video. Ho anche fatto una lavatrice, ora mi tocca stenderla, e anche la lavastoviglie. Diciamo che l'unica cosa che non ho fatto è stata quella di lavare i pavimenti, ma chiaramente l'ho solo rimandato a domani. Infatti credo che lo farò domani mattina prima di andare al lavoro. Volevo farvi vedere la maschera che applico questa sera, che è questa qua, idratante all'avocado, e questa è una maschera in tessuto. Volevo finire, sono sincera, quella di Primark, però siccome per praticità queste sono più comode, applico questa. Tra l'altro non dovrebbe neanche costare tantissimo. Questa è al burro di karité e avocado, dermatologicamente testata. Tra l'altro dovrebbe essere biodegradabile il tessuto. Eccola qua, e ora la stendo. Che bella che sono. Sto guardando la videocamera per cercare di capire come la stendo. Mamma mia quanto è fresco, oddio che gioia. Calcolate che sto anche pensando di fare l'ennesima doccia, perché dentro casa si muore. Comunque io adesso stendo, metto a posto la lavastoviglie, e poi ci vediamo domani mattina, che continuo a sistemare la postazione, e poi inizio un nuovo vlog. Quello lo metto all'interno di questo, perché è il proseguo. Ho iniziato 3 cavolate, quindi finirò tutto. A domani.